Allora, con soli 50 euro abbiamo comprato questo termostato su Amazon, ideale per una persona anziana che vive da sola in casa, che magari non ha molta familiarizzazione con quei termostati computerizzati un po' complicati da programmare. E, ha due dispositivi. Uno è il trasmettitore, che va collegato alla caldaia, dove è possibile anche accendere e spegnere manualmente i termosifoni. L'altro è il telecomando, che ci permette a distanza di accendere e spegnere i termosifoni tramite questo pulsante, e in più regolare la temperatura con più o meno che vogliamo all'interno dell'ambiente dove posizioniamo il ricevitore, che è questo. Andiamo ad aprire la scatola e all'interno troviamo il classico manuale di istruzioni e troviamo il telecomando o sensore di temperatura, il piedistallo per mantenere in equilibrio il telecomando. E poi abbiamo il trasmettitore, eccolo qui, che va fissato al muro, collegato alla caldaia. Vedete, manual, MA per metterlo in maniera automatica, va fissato alla caldaia e qui abbiamo una mossartiera. Dobbiamo smontarlo, aprirlo. Questa è la base che va sul muro, poi vediamo come si fa il montaggio. E la morsettiera, dove dovremo andare a collegare i fili del retro della caldaia, e poi dobbiamo andare anche a dargli l'alimentazione, la 220 in pratica. Andiamo a vedere come si monta. Allora, il vecchio sistema prevede accensione e spegnimento della caldaia. All'interruttore arrivano i cavetti che vanno dietro alla caldaia. I cavetti ce ne deve rilasciare l'installatore della caldaia, okay? Che ci rilascia i cavetti, in positivo e in negativo, che vanno poi appesi, vanno poi collegati all'interruttore per accendere e spegnere. Sopra invece abbiamo un temporizzatore meccanico con i cavalieri, che si possono regolare più orari di accensione e spegnimento. E quindi questo qui potremmo anche tenerlo casomai in futuro si voglia programmare qualcosa. Ma andiamo a smontare il tutto. Recuperiamo solo la 220 che è collegata a una presa di corrente. Colleghiamo solo la 220 che ci servirà poi per alimentare il trasmettitore. Allora, per prima cosa lavoriamo in sicurezza, quindi andiamo a staccare la spina e andiamo a escludere l'alimentazione. Questo qui è il cavo che la caldaia è qui, è nella parete qui alle spalle, dall'altra parte fuori al balcone, e attraverso questa parete ci arriva questa piattina. Questa piattina è il cavo del comando della caldaia, che ci permette di accendere e spegnere i termosifoni. Allora, abbiamo smontato il temporizzatore, questa è la basetta con i contatti. Qui abbiamo l'alimentazione della 220 e qui abbiamo questa piattina che va a comandare l'accensione dei termosifoni. E qui questo punticello che era collegato a un interruttore che quando si va a chiudere, chiude il contatto, il circuito e fa partire i termosifoni della caldaia. Allora, innanzitutto sicuramente aboliremo questo interruttore e lo sostituiremo con il trasmettitore nuovo del termostato e volendo conservare il nostro temporizzatore in modo da avere una doppia funzione. L'unica cosa, dobbiamo ricavare da qui una 220 per alimentare il nostro trasmettitore. Allora, abbiamo unito cavetto blu e cavetto marrone all'alimentazione qui, poi lo mettiamo sul 7 e sull'8 in modo che andremo ad alimentare l'orologio. Qui
questo ritornerà su 2 e su 3 è un ponticello e questo andrà sull'uscita del comando di accensione dei termosifoni, questo poi sarà l'alimentazione del comando di accensione dei termosifoni e poi chiudiamo il tutto. Questo è il dispositivo da andare a installare qui. Sfrutteremo i buchi che già sono stati fatti e dobbiamo sganciare il supporto che è avvitato da una e due viti, quindi adesso andiamo a sganciare e poi lo fissiamo sul muro. Allora, per fare un lavoro più pulito abbiamo sostituito i cavetti qui, ne abbiamo messi di più sottili e li abbiamo collegati poi qui sotto in corrispondenza di 1 no e 2 com, dove ci sono gli altri due cavi che arrivano dalla caldaia, ok? Quindi poi il dispositivo unirà questi due fili e accenderà i termosifoni o dall'orologio o dal contatto qui del sistema partiranno poi i termosifoni. Poi l'alimentazione dell'orologio 7-8 la prendiamo da questo cavo qui che sta nella spina, abbiamo fatto il ponticello che passerà in questo spazio qui fatto apposta per fare da ponte e poi questo lo andiamo a collegare qui in questa posizione. Tutti i cavi destra, sinistra, sinistra, destra, anche qui destra, sinistra, sinistra, destra, non hanno polarità, quindi vanno bene inseriti così. I cavi arrivano da sotto dove ci sono le fessure per far passare i cavi e poi chiudiamo tutta la scatola. Ok, fatti i collegamenti come vedete qui, non ci resta altro che prendere la scatoletta e andare a chiudere. Quindi vedete qui c'è la fessura dove passeranno questi cavi e sotto ci sono queste fessure dove dovranno passare questi cavi. Ed eccolo qui montato con il timer che è fatto a ponte, quindi io posso decidere con questo timer di farlo partire quando voglio io il riscaldamento oppure tramite il nostro dispositivo radiocomandato. Come funziona? Abbiamo due opzioni: manual, per farlo partire manualmente, quindi è disattivo il telecomando, e quindi io cliccando manuale ho fatto partire la caldaia, così l'ho spento, quindi in questa circostanza la caldaia non si accenderà mai, quindi in estate tramutiamo a questa posizione. Se voglio farlo ritornare invece automatico vado ad attivare manual e poi premo il pulsante MA e poi stacco il manual. Perché? Perché per attivarlo, vedete, non parte, devo per forza prima avviare il manual, selezionare la maniera automatica e poi disattivare il manual. Facendo così io ho passato i comandi a questo dispositivo che è impostato su Luna e al momento in questa stanza ci sono 21 gradi. Se clicco una sola volta più vado a vedere a che temperatura è impostata il minimo che poi dovrà partire la caldaia. In questo momento coincidono, quindi non riesco a vedere la differenza, vedete? Però vengo avvisato dal lampeggio. Quello che lampeggia mi dice la temperatura impostata su automatico, mentre quando è fissa mi dice la temperatura della stanza. Vedete? ROM con la scritta HEAD a indicare che il termostato ha fatto partire la caldaia. Ecco qui, mentre parlavo si è abbassata la temperatura all'interno della stanza, adesso la temperatura della stanza è 20.8, HEAD, quindi il riscaldamento è attivato, e infatti se vado a premere più una sola volta mi dice il limite, cioè mi dice una volta che sei arrivato a 21 gradi ferma il riscaldamento. Il riscaldamento per fermarsi va a 21 gradi e mezzo o qualcosa di un po' più su, in modo da poi staccarsi. Se voglio regolare la temperatura e far spegnere la caldaia, basta che clicco su meno, metto una temperatura di 19 gradi e
E mi dice la temperatura nella stanza è 20,6, la temperatura che abbiamo impostato è 19,5, infatti HEAD qui non compare più, sta a significare che il riscaldamento è stato spento, quindi la caldaia è stata spenta, e nel comando della caldaia abbiamo questo che si è spento. Se voglio farla ripartire, basta che io imposto la temperatura a 21 gradi. Si è sentito lo scatto sotto, vedete, tic, si è acceso questo, e qui è comparso di nuovo la scritta HEAD. Quindi vuol dire che la caldaia sta lavorando di nuovo per portare la temperatura a oltre 21 gradi. Se io invece vado a spostare da luna a sole, cosa succede? Comunque la temperatura rimane la stessa, ma vedete 14, ho un altro sistema di temperatura. E quindi io che cosa posso fare? Posso selezionare due livelli preferiti di temperatura, non lo so, uno a 21 gradi e questo lo abbiamo posizionato a 14, ok? In modo che se io dalla cucina o da un'altra stanza non voglio più attivare la caldaia anche se la temperatura scende e non voglio andare a manovrare su questa scatola per spegnerlo, basta che io posto sul sole, imposto la temperatura a un livello che la stanza non raggiungerà mai e quindi i riscaldamenti resteranno sempre spenti. Se voglio posso anche alzarla e impostare due temperature diverse, che ne so, sull'una 21 e qui sul sole magari. Per persone più freddolose, magari abbiamo gli anziani che non sanno come regolarlo, mettiamo 24 gradi. Ok, quindi avremo una temperatura di 24 gradi e quindi la caldaia lavorerà per portare la temperatura della stanza fino a 24 gradi. Mettiamo tutto come stava prima e niente. Allora, amici, questo qui è un termostato a distanza senza fili, veramente eccezionale, ottimo per una persona anziana, ve la consiglio. E in descrizione vi lascio il link di dove andarlo a comprare su Amazon e eventuali altri attrezzi utili per il montaggio. Spero che il video vi sia piaciuto, grazie per averci visto, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, così non ci perdiamo di vista e ci vediamo al prossimo suggerimento. Ciao!